Torna Olio Capitale, torna la fiera dell'olio extravergine di qualità qui al Trieste Convention Center del Porto Vecchio. 170 espositori, 16 buyer da tutto il mondo, ma soprattutto la possibilità per tutti di partecipare fino a domenica 15 maggio. C'è un biglietto d'ingresso, ma c'è soprattutto la voglia di degustare gli oli, di saperne di più e di assaggiare ovviamente stand dopo stand, come ha spiegato anche il presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti, che organizza l'evento. Dopo due anni di chiusura, di pandemia, finalmente la gente ha risposto. Non è stato facile, non è stato facile, la location è importante, finalmente abbiamo tutti i produttori in un unico, in più capannoni, ma tutti collegati. Non è stato facile convincere i produttori a venire, devo dire la verità, in quanto costi, paura di non vendere, paura della pandemia, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Qui sono presenti 170 produttori che vi dirò che è una scommessa vinta importante. E poi soprattutto dopo un periodo difficile come quello pandemico, riporter fare questa attività in presenza e presentare le eccellenze italiane, perché qui siamo di fronte a un prodotto italiano invidiato nel mondo che sottolinea quanto l'Italia è in grado ancora di essere più competitiva a livello internazionale. E oltretutto, secondo me, rappresenta un prodotto che nasce dalla nostra terra, quindi un prodotto che dalle radici è in grado di guardare al mondo, al globo, e quello sicuramente può essere una rappresentazione di quello che è l'Italia e può essere l'Italia. E tra gli effetti di Olio Capitale, oltre a quello di poter riportare le persone in fiera, c'è anche quello di una rivitalizzazione del settore alberghiero. Sì, attualmente Trieste per questo weekend non ha praticamente camere disponibili. Già era un weekend che chiaramente era aiutato dal bel tempo, ma da quando è stato annunciato lo spostamento di Olio hanno cominciato ad ammassarsi le prenotazioni sia dei produttori sia delle autorità, arrivando nell'ultima decina di giorni a veramente una ricerca di quelle che potevano essere le camere disponibili. Attualmente per questo weekend è difficile trovarne.